Un'altra tappa di Teramo Natura Indomita qui al parco fluviale della cittadina capoluogo, concerto dello Stato sociale. Abbiamo ascoltato le voci dei 5 ragazzi bolognesi che hanno fatto immediatamente vedere quanta voglia hanno di tornare sul palco, di tornare live. Sicuramente offrire, come dire, svago, chiamiamolo così, è un buon modo per riempire le giornate alle persone. Vero è anche che poi, come dire, non basta un bel palco e una band di 5 bolognesi per rimettere in ordine l'umore, ecco. E quindi sarebbe bello che fosse, come dire, la punta di un iceberg più grande per, come dire, appunto la ripartenza, che è una parola che si usa tanto, e in generale, insomma, mettere a posto il dissesto, ecco, non solo materiale ma anche economico. Quanto è importante per un gruppo, o quanto è pesato per un gruppo come il vostro, non stare a contatto, non solo musicalmente parlando, perché ovviamente ci sono le prove, ci sono i testi da comporre, e poi c'è anche l'amicizia che è fondamentale. Che cosa vi ha legato in questo periodo? WhatsApp, Gmail, la tecnologia. Siamo stati vicini con la tecnologia, però tornare a fare il nostro mestiere su un palco, stando assieme noi cinque, ma in generale con tutte le persone che poi lavorano insieme a noi, era importante per ricordarsi come si fa, perché è facile anche dimenticarselo. È importante per, è necessario anche per, oltre che per noi, per la mia, non il nostro live, però in generale l'idea di fare musica dal vivo, di fare aggregazione e socialità dopo il periodo che abbiamo vissuto, era veramente necessario per la nostra storia e per la scena, se così si può dire, musicale. Quindi siamo stati spinti dal desiderio di necessità di tornare a fare la nostra cosa e di stare assieme.